pittore delle regine. Così fu definito l'artista milanese Pietro Annigoni. Il merito di questo appellativo arrivò soprattutto per il ritratto che Annigoni fece alla regina Elisabetta II del Regno Unito nel 1955, ma anche per aver ritratto reali inglesi e molti personaggi famosi del suo tempo. Tra questi figurano il presidente Kennedy, Papa Giovanni XXIII, lo scià di Persia con l'imperatrice e molti altri. Proprio il dipinto della regina segnò una svolta decisiva per l'attività artistica di Annigoni. Fama e notorietà gli garantirono numerose e prestigiose commissioni da diverse parti del mondo. Non soltanto grandi personaggi, Annigoni dipinse anche persone comuni, umili, come Cinciarda, un ubriaco che frequentava la stessa osteria in cui l'artista mangiava spesso. Lo stile pittorico di Annigoni mette in evidenza chiari riferimenti alla pittura rinascimentale e del realismo italiano, in netta contrapposizione con modernismo e postmodernismo che invece erano in voga nel periodo di attività dell'artista. Attraverso una nuova lettura pacata e sincera delle opere di Annigoni ci si può inoltrare in percorsi iconografici e simbolici che raccontano di un talento artistico sincero. Fu un artista vecchio stile che lavorava in studio immerso tra tele, colori, pennelli e capace di realizzare numerosi disegni preparatori, schizzi, bozzetti e studi nel tentativo di lacerare il filtro tra l'apparenza e la realtà intima dell'umanità. I suoi non sono semplici ritratti, sono specchi dai quali i personaggi ritratti si svelano nella loro parte più intima, lasciando cadere le maschere che indossavano nella quotidianità. Basta osservare il ritratto di Kennedy per rendersi conto di quanto Annigoni cercasse di penetrare nella parte più nascosta dell'animo umano. Annigoni si formò al Liceo Parini di Milano e nei musei della città, cercando di carpire i segreti dei grandi maestri, tra tutti Leonardo. Passò ore a studiare i disegni di Leonardo e a cercare di interpretare il tratto distintivo del grande maestro rinascimentale. Forse anche per questo dimostrò immediatamente una certa capacità nel produrre opere a matita e nel destreggiarsi con antiche tecniche pittoriche come l'utilizzo delle tempere grasse che si utilizzavano durante il Rinascimento. Fedele ai suoi principi e alla sua idea di arte, nel 1947 insieme ad altri artisti firmò il Manifesto dei Pittori Moderni della Realtà. La sua fu una ricerca quasi ossessiva del vero, con una produzione artistica di grande importanza per quantità e qualità, tanto che la rivista Time gli dedicò 7 copertine. Molto apprezzate dai collezionisti erano i disegni a matita e le sanguigne, spesso realizzate di getto, a memoria, senza fare riferimento a modelli. Realizzò anche molti affreschi a tema religioso, tra cui va ricordato quello del convento di San Marco a Firenze. Annigoni fu un artista eclettico che esercitò la sua passione per l'arte in un secolo di grandi contestazioni, rivoluzioni e disagi, e che forse proprio per questo seppe esprimere il suo talento in opere uniche e affascinanti.